Nell'antico Egitto, un grande faraone correva contro il tempo per completare la propria piramide. Questo è solo il nucleo. Oggi gli egittologi hanno fatto una scoperta che racconta come egli ci sia riuscito. È una storia mai sentita. E le incredibili vicende di uno dei costruttori. Era un lavoro da specialisti, era un vanto. Che cosa accadeva alla morte del faraone? Quali misteri sono sepolti insieme alle mummie? Dietro alla grande piramide dovremo salire strisciando. Ci sono le gesta di un ambizioso faraone che trasformò l'Egitto. La storia delle piramidi è una storia di innovazione. Era un meccanismo perfetto. Di misteriosi rituali. Queste cose aiutano il defunto a recuperare le energie e a vivere per l'eternità. Di lavoro massacrante e di intrighi di palazzo. Scoprite i più profondi segreti dei faraoni. Ogni mummia è diversa, non sai mai cosa aspettarti. Esplorate le vite degli antichi operai e vi verrà svelata la straordinaria storia dell'antico regno d'Egitto. L'antico Egitto creò le piramidi e le piramidi crearono l'antico Egitto. Siamo nell'antico Egitto e i costruttori del faraone Cheope si affrettano a erigere il monumento più grande che il mondo abbia mai visto. La Grande Piramide. Per compiere l'opera, Cheope ha radunato un gran numero di sudditi e artigiani specializzati, costruendo un'intera città per ospitare e sostenere la manodopera. Ma l'ambizione del faraone potrebbe essere la sua rovina. La piramide è una tomba colossale, progettata per guidarlo nel regno dell'aldilà. Ma se l'enorme progetto non verrà ultimato prima della sua morte, un eventuale successore potrebbe non farsene carico e il suo sogno di immortalità svanirebbe. Cheope è riuscito a portare a termine i lavori. E che cosa è accaduto alla sua morte? L'archeologo Mark Lehner ha dedicato anni a indagare sul faraone e il suo grandioso monumento. I costruttori di Cheope non avrebbero mai immaginato di vedere la piramide come appare oggi, perché questo è solo il nucleo. Da lontano sembra regolare, ma da vicino vediamo che le pietre non sono ben tagliate e non si incastrano a dovere, è solo massa. Della piramide noi ammiriamo una versione incompleta. Per finire il monumento il prima possibile, Cheope fece costruire il nucleo usando 2 milioni e 300 mila blocchi appena sbozzati. Tuttavia, alla base della piramide, Mark ha trovato le prove che il piano del faraone fosse ben più ambizioso. Questi dettagli dimostrano l'ingegno dei costruttori. Qui possiamo farci un'idea di come appariva la grande piramide. Presentava un rivestimento di pregiato calcare bianco. È subito evidente l'incredibile maestria di cui erano capaci gli artigiani scelti da Cheope. I blocchi di copertura arrivavano a pesare oltre 15 tonnellate ed erano incastrati alla perfezione, come le lastre di questo pavimento, dove i giunti sono così sottili da non lasciar passare la lama di un rasoio. Come vedete, proseguono con estrema precisione, per un metro e venti. È davvero impressionante cosa siano riusciti a fare. Cheope voleva che la sua piramide avesse una candida copertura immacolata per un motivo molto speciale.
Per capirlo, dobbiamo viaggiare a ritroso nel tempo e ammirarla con gli occhi di chi la vide appena terminata, 4500 anni fa. Terminati i lavori, la piramide era bianca e lucente. Il pregiato calcare bianco di cui era rivestita le conferiva un aspetto liscio e la faceva brillare al sole, tanto da essere visibile a chilometri di distanza. La piramide bianca e splendente rifletteva la luce del dio sole Ra, creando un ponte tra il mondo terreno e l'oltretomba. Gli antichi egizi usavano la stessa parola per indicare qualcosa di luminoso e qualcosa di bianco. Si diceva Ej. Stando al geroglifico, ciò che è bianco è anche luminoso o splendente. All'epoca doveva essere un luogo stupefacente, magico, spirituale, che quasi si sovrapponeva all'altro mondo o persino al piano celestiale. Cheope voleva una piramide perfetta sotto ogni aspetto, cosicché alla sua morte egli potesse raggiungere gli dèi. In poche parole, il monumento avrebbe fatto sì che il faraone raggiungesse l'aldilà, e cioè che rinascesse per vivere in eterno nell'oltretomba, e questo grazie alla struttura della piramide. Cheope credeva di poter rinascere e vivere per sempre tra gli dèi. Per Cheope lo splendente rivestimento della piramide, che celava il nucleo grezzo, era una parte cruciale del congegno. Oggi quei preziosi blocchi sapientemente levigati non sono scomparsi del tutto, ma ne sono rimasti ben pochi. Il saccheggio iniziò in era faraonica, ma sappiamo che nel Medioevo le pietre venivano usate per ottenere la calce. Questo pregiato materiale può rivelare altre informazioni sull'ambizioso progetto intrapreso da Cheope. Si tratta di una roccia speciale chiamata calcare di Tura, dalla località sull'altra sponda del Nilo che ospitava le cave da cui era estratta. Il padre di Cheope l'aveva usata per impreziosire la sua piramide piegata. Quest'ultima ha conservato quasi il 70% del rivestimento e perciò offre un esempio, seppur vago, di come doveva apparire il risultato finale. Ma la piramide di Cheope era molto più grande. Il sito dove la grande piramide è stata realizzata era immenso, esageratamente vasto per un singolo edificio. Per completare il monumento occorreva trasportare per 16 chilometri ben 70.000 blocchi di pregiato calcare dal peso medio di 2,5 tonnellate. Come hanno fatto gli antichi egizi a compiere un'impresa del genere per rifinire la piramide? Oggi gli archeologi hanno rinvenuto dei reperti incredibili che potrebbero rispondere a questa domanda. La scoperta è stata fatta a 240 km dalla piramide, a Wadi El Jarf, sulle coste del Mar Rosso. Nel 2013 l'egittologo Pierre Tallier e la sua squadra scoprirono 31 caverne scavate nelle alture. I geroglifici trovati sulle pareti risalgono alla costruzione della piramide. 3 anni di ricerche hanno portato alla scoperta del secolo. In una fossa all'entrata di una delle caverne abbiamo rinvenuto oltre 1000 frammenti di papiro. Sotto a un massiccio blocco di pietra, Pierre ha scoperto il manoscritto su papiro più antico mai trovato in Egitto, al riparo dalle intemperie per 4500 anni. Una scoperta del genere capita una volta nella vita. È decisamente raro trovare documenti antichi così ben conservati. Pierre ha decifrato i geroglifici, scoprendo qualcosa di ragguardevole. Scritto da qualcuno che lavorò in prima persona alla piramide di Cheope.
È senza dubbio un ritrovamento sconvolgente, perché per la prima volta abbiamo una testimonianza diretta, un resoconto risalente al regno del faraone Cheope, che parla degli spostamenti di risorse verso la Grande Piramide. Questa scoperta potrebbe riscrivere la storia. In Egitto, gli archeologi hanno trovato un documento antico incredibile. È una scoperta destinata a rivoluzionare ciò che sappiamo sulla Grande Piramide, perché si tratta di un documento ufficiale che racconta la storia perduta di come fu costruita. Il testo fu stilato circa 4500 anni fa, sotto il regno del faraone Cheope. L'autore è un uomo di nome Merer. Egli era a capo di una squadra chiamata File, addetta al carico nel porto della cava di Tura. Da lì partivano i blocchi pregiati che avrebbero rivestito la Grande Piramide. Era una parte cruciale perché avrebbe completato la monumentale tomba di Cheope. Il papiro di Merer è fantastico perché riporta le attività della sua file, ovvero gli uomini sotto la sua diretta supervisione. È inestimabile perché ci permette di scorgere la storia attraverso gli occhi di una persona che ha preso parte a uno dei più grandi progetti del mondo antico. Merer teneva un meticoloso diario delle attività quotidiane mentre la squadra caricava i blocchi per spedirli lungo il Nilo. Ma dove li portavano? Oggi la Grande Piramide dista ben 8 chilometri dal Nilo. Si è discusso a lungo sul fatto che il Nilo fosse più a ovest durante l'Antico Regno. Secondo il mio parere, almeno uno dei suoi affluenti era più vicino, forse a 3.400 metri. I campioni ottenuti dalle perforazioni supportano questa teoria. Il fiume offriva a Merer una via rapida per portare a Giza il prezioso carico. Nonostante ciò, il lavoro richiedeva un'organizzazione perfetta. Merer era un suddito di basso rango, a capo di circa 40 uomini. La sua squadra affrontava regolarmente viaggi in barca per trasportare i blocchi di calcare dalle cave di Tura, dalle quali venivano estratti, fino al cantiere della Grande Piramide di Cheope. Secondo il diario di Merer, servivano 2 giorni per caricare le 75 tonnellate di roccia che la barca poteva sopportare. L'imbarcazione andava e veniva dalle cave al sito di costruzione almeno 2 volte ogni 10 giorni. In totale dovevano arrivare 170.000 tonnellate di calcare per rivestire la tomba di Cheope, il che richiedeva molte squadre come quella di Merer. La mole impressionante di questi monumenti non è dovuta a un enorme dispiegamento di manodopera, ma alla tenacia degli operai che lavoravano a ritmo serrato con grande efficienza e puntualità. Giorno dopo giorno, Merer teneva nota dell'attività svolta e di dove si fermava per la notte. È un resoconto piuttosto dettagliato, di una precisione quasi militare. Decifrando il papiro, Pierre ha scoperto che queste annotazioni erano destinate ai superiori di Merer. Doveva rispettare i tempi stabiliti. I diari dimostrano l'autorità esercitata dal sovrano sui suoi lavoratori. Erano a servizio del faraone 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno.
È una testimonianza dell'incredibile sistema burocratico che ha permesso la costruzione della piramide. Non a caso, Merer scandiva i registri in mezze giornate. E questo è davvero interessante perché dimostra quanto fossero dettagliati. La cosa più importante del papiro di Merer è che dimostra quanto gli antichi egizi fossero scrupolosi nell'annotare tutto quello che facevano. E questo dimostra perché l'Egitto era diventato così potente. Scrivevano resoconti, tenevano traccia di tutto. E se lo si fa, è improbabile che un ufficiale corrotto possa lucrare su qualcosa. Era un sistema preciso. Merer non poteva permettersi ritardi perché avrebbe interrotto i lavori alla piramide. Grazie a un'organizzazione efficiente e al rigoroso controllo di migliaia di lavoratori, Cheope ha creato una linea di produzione senza precedenti per terminare la propria tomba prima di morire. Ma il faraone doveva anche ricompensare i sudditi per assicurarsi la loro lealtà. Abbiamo rinvenuto un meraviglioso papiro relativo alla contabilità, sul quale sono stati registrati pagamenti in grano, farina, orzo e datteri destinati ai lavoratori. Merer registrava i pagamenti in rosso e in nero. Nella colonna rossa segnava i pagamenti posticipati. È evidente che l'amministrazione non pagava tutto subito. Spesso parte del compenso arrivava in ritardo. I resoconti non dicono cosa pensasse Merer dei pagamenti posticipati. Ma grazie a questa recente scoperta, gli archeologi sono più vicini che mai a comprendere la quotidianità degli antichi lavoratori. Delle giare rinvenute insieme ai papiri potrebbero riportare il nome della compagnia di Merer, la scorta di Cheope. Questi reperti offrono uno spaccato sul tardo regno di Cheope. Merer è vissuto intorno al 26esimo o 27esimo anno di reggenza del faraone, quindi è probabile che lui sia riuscito a vedere la grande piramide finalmente compiuta. Inesorabilmente Cheope stava invecchiando. Merer e i suoi compagni sapevano che la piramide era quasi terminata, ma c'erano alcune cose che non potevano essere controllate. Trasportare simili blocchi di pietra per distanze così lunghe era possibile solo grazie al Nilo. Le sue acque non sono sempre praticabili. Quando è in piena oppure in secca, esse diventano quasi impraticabili per le barche più grandi. Per Cheope, ogni ritardo poteva essere fatale. Merer e altre squadre come la sua portavano alla Grande Piramide ingenti quantità di calcare per il rivestimento. Per ottimizzare i tempi, il carico doveva sbarcare vicino al sito di costruzione. Ma la portata del Nilo non era costante. E in alcuni mesi l'operazione non era possibile. Come sempre, Cheope trovò una soluzione che avrebbe trasformato il paesaggio. La piana che ospita la piramide di Cheope presenta una sola zona in cui la manodopera avrebbe potuto scaricare agevolmente le risorse, ed è proprio quest'area. Crediamo che a tale scopo Cheope abbia creato una banchina di carico. Prima fu eretta una diga vicino al fiume, poi si scavò un canale per deviare le acque verso un enorme bacino artificiale. Aperte le paratoie, le imbarcazioni potevano attraccare a poche centinaia di metri dal sito di costruzione. Gli antichi egizi, che erano eccellenti costruttori di dighe e canali, erano riusciti ad allestire un'area in cui le acque avrebbero mantenuto un certo livello durante determinati periodi dell'anno.
Queste opere erano fondamentali perché permettevano il trasporto dei materiali necessari alla costruzione. Grazie all'impegno degli archeologi, possiamo vedere il porto della piramide di Cheope. La baia artificiale dove Merer scaricava il prezioso carico era vicina alla vasta città che Cheope aveva allestito per ospitare la manodopera. Queste due infrastrutture erano fondamentali per la riuscita dell'impresa. I papiri di Merer dimostrano che all'epoca era possibile partire dalle cave di Tura e arrivare al cantiere della Grande Piramide, senza mai abbandonare il fiume. In questo modo si potevano abbattere le spese. Si riduceva la manodopera e l'impiego di risorse, il che avrebbe permesso agli Egizi di costruire la piramide molto più in fretta. I diari di Merer sono la più grande scoperta del XXI secolo per la storia egizia, perché ci permettono di comprendere la quotidianità dei lavoratori. A quanto pare, essere impiegati sulle imbarcazioni era un lavoro da specialisti, era un vanto. Non si trattava di semplice manovalanza, ma era un'ambizione a cui molti aspiravano. Merer e la sua squadra non erano che un ingranaggio all'interno di una incredibile macchina da costruzione. C'erano gli addetti allo spostamento dei blocchi, i cavatori intenti a estrarre le pietre, per non parlare poi del mastodontico sistema a base agricola che avrebbe dovuto sfamare, vestire e ospitare l'incredibile numero di persone coinvolte in questa attività. Grazie a Cheope era stata costruita una rete impressionante. Dal delta del Nilo si otteneva il cibo per la manodopera, da Assuan il granito per la camera sepolcrale. Dal Sinai veniva prelevato il bronzo e dall'odierno Libano il legno di cedro. Il sistema che aveva permesso la colonizzazione interna dell'Egitto, le innumerevoli fattorie e piantagioni che sfamavano la manodopera nella città perduta delle piramidi. Queste infrastrutture sarebbero diventate molto più importanti del motivo per cui erano state create, ovvero le grandi piramidi. Circa 25 anni dopo aver gettato le fondamenta e grazie alla mobilitazione di tutti i sudditi, Cheope poteva ammirare l'opera della sua vita, la più grande piramide mai esistita in Egitto. Doveva essere meraviglioso poter vedere l'intensa luce del tramonto riflettersi su quel maestoso edificio. Bisogna tenere a mente che, per gli antichi egizi, le piramidi erano un veicolo per l'aldilà. I faraoni se ne servivano per rappresentare il monte della creazione, dal quale nasceva il sole. La loro particolare forma veniva associata appunto al dio sole Ra, e per questo motivo le piramidi simboleggiavano la trascendenza del corpo del sovrano, insieme all'eterna celebrazione del suo culto. Ma la piramide era solo una parte del percorso per l'immortalità. Senza rituali e offerte, la piramide era solo un ammasso di rocce, quasi inutile. Per riuscire a raggiungere l'oltretomba, il defunto faraone doveva essere sottoposto a una lunga serie di importanti rituali. Intorno al 2483 a.C., la grande piramide di Giza era finita ed era giunta l'ora di utilizzarla.
Cheope, il faraone più ambizioso d'Egitto, morì all'età di 50 o 60 anni. Era il momento di mettere in funzione il congegno che gli avrebbe dato la vita eterna. Due dei suoi 14 figli erano presenti. Gedefre, il prossimo in linea di successione, e Chefren, che riuscì anch'egli a governare sull'Egitto. Le spoglie del faraone dovevano riposare per due giorni prima di essere sottoposte al procedimento della mummificazione. L'idea della mummificazione era nata molto prima della costruzione delle piramidi. Bisognava essere sepolti lontano dal Nilo e dalla piana fluviale, nel deserto, dove tutto è secco. Avendo osservato la conservazione dei corpi nel deserto, gli egizi svilupparono la tecnica della mummificazione. Il rituale durava 70 giorni. Per propiziare la cerimonia, gli imbalsamatori recitavano preghiere e istruzioni per la procedura. La serie di riti doveva essere eseguita alla perfezione, perché se il corpo fosse stato corrotto, Cheope non sarebbe riuscito a raggiungere l'aldilà. Gli antichi egizi credevano nel Ba, ovvero una rappresentazione dell'anima in forma di uccello dal volto umano che avrebbe dovuto attraversare l'estremo confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti, e in qualcosa chiamato Ka, che era una specie di copia del defunto. Il dio Ra avrebbe guidato il Ba del faraone verso il tramonto. Lì, giunto nell'altro mondo, Cheope avrebbe iniziato il viaggio verso la vita eterna. Per evitare che il corpo iniziasse a decomporsi, venivano rimossi tutti gli organi, a eccezione del cuore. Il mastro imbalsamatore iniziava rimuovendo il cervello usando un gancio di bronzo. La tecnica più usata per rimuovere il cervello prevedeva di rompere il setto nasale, infilare un attrezzo a uncino e girare riducendo il cervello a una poltiglia che, un poco alla volta, veniva fatta colare dal naso. Il cervello veniva rimosso e gettato via. Per gli antichi egizi il cervello non era importante perché la sede della conoscenza, delle emozioni e della saggezza era il cuore. L'imbalsamatore praticava un'incisione per asportare gli organi, polmoni, stomaco, intestino e fegato. L'operazione era eseguita con estrema cura. Ma se per sbaglio si recideva il cuore, questo veniva subito ricucito e rimesso al suo posto. Il cuore doveva restare nel corpo. Dopo l'asportazione, gli organi venivano riposti in quattro giare, i cosiddetti vasi canopi, le cui teste raffiguravano vari animali. In questo modo, il rinato Cheope avrebbe potuto recuperare i propri organi. Gli imbalsamatori cospargevano la salma di natron, un sale che avrebbe essiccato il corpo nei successivi 40 giorni. Nell'ultima parte del rituale, i resti del faraone venivano ricoperti con fasce di lino imbevute di un miscuglio di resina, oli e miele. Parte della fasciatura includeva, come abbiamo scoperto grazie a mummie successive, l'aggiunta di alcuni amuleti. La fasciatura era a tutti gli effetti un rituale a sé stante. Gli amuleti magici avrebbero aiutato il sovrano a superare le prove nel suo viaggio per l'aldilà. Questo procedimento durava 15 giorni.
e ogni mummia richiedeva 370 metri quadri di lino. Nel corso dei secoli il sapere degli imbalsamatori egizi crebbe, migliorando la tecnica di mummificazione. L'Istituto di Storia della Medicina a Zurigo è uno dei centri più avanzati al mondo nello studio della mummificazione. In questa struttura, Frank Rühli analizza le mummie egizie per scoprire come gli antichi imbalsamatori intendessero rendere immortale il deceduto. Il nostro compito è capire come è stato mummificato. Inoltre, cerchiamo dati individuali che ci aiutino a stilare una biografia della persona, includendo sesso, età, malattie e stato di conservazione. È avvolto con grande maestria. La fasciatura tipica prevede questi rigonfiamenti su capo e piedi. Avrà più o meno 2000 anni. I ricercatori condurranno una serie di scansioni ed esami. Il loro obiettivo è individuare la tecnica specifica usata dagli imbalsamatori. Il primo enigma da risolvere è chi si cela dietro a tutti questi strati di lino. Ogni mummia è diversa. È come scartare un regalo di Natale. Non sai mai cosa aspettarti. Sembra un individuo piuttosto giovane. Sì, hai ragione, è giovane. Esatto. Probabilmente si tratta di una giovane donna. Qui vediamo le mani che coprono la zona pelvica. E qui c'è del materiale molto denso, forse un anello. Sì, probabilmente è un anello, è vero. Col progredire della pratica, sempre più persone potevano permettersi la mummificazione. Durante l'antico regno, al tempo dei costruttori di piramidi, era un trattamento riservato ai nobili, ma in seguito divenne più accessibile, così anche individui di varia estrazione potevano permettersi almeno una mummificazione parziale. A mano che la mummificazione diveniva più accessibile, le tecniche si facevano sempre più sofisticate, specialmente riguardo ai materiali usati. Spesso si usava il bitume, la resina di conifere, per esempio, oppure la cera d'api. I componenti erano numerosi. Ne abbiamo migliaia che si sono avvicendati nel tempo e a seconda del tessuto usato. In epoca più tarda, verso la fine del nuovo regno, il materiale veniva inserito anche sotto la pelle per dare un aspetto migliore al cadavere. Questa donna è stata mummificata circa 2500 anni dopo il faraone Cheope. È la prova di quanto gli antichi egizi reputassero importante la mummificazione. La mummia del faraone Cheope, dopo 70 giorni, era pronta per essere adagiata in un sarcofago di legno di cedro. Una volta portato nella tomba gigantesca, sarebbe iniziato il suo percorso verso l'aldilà. Ma prima il sacerdote avrebbe evocato il Ka del faraone, ovvero la parte rimasta all'interno della mummia. Era l'ultima benedizione, che gli egizi chiamavano cerimonia dell'apertura della bocca. Il sacerdote toccava gli occhi, la bocca, il naso e le orecchie di Cheope dipinte sul sarcofago. In questo modo i sensi della mummia passavano nell'aldilà, permettendo al defunto di vedere, mangiare, bere e ascoltare.
Terminato il rituale, Cheope poteva raggiungere la sua estrema dimora. Il corpo del faraone Cheope non sarebbe solo stato essiccato e rinchiuso dentro a una piramide. L'intero procedimento durava molte settimane. Si trattava di una lunga cerimonia sacra, al termine della quale la piramide era pronta per il suo uso. Il congegno doveva essere preparato per trasportare il sovrano nell'aldilà. Secondo le antiche credenze, il corpo del faraone doveva restare intatto perché potesse risorgere. Quindi Cheope doveva proteggersi dai ladri di tombe. Gli indizi di come intendesse farlo sono sepolti con l'ultimo segreto della Grande Piramide. Mark Lehner indaga su come i sudditi di Cheope abbiano trainato il suo sarcofago fino alla grandiosa camera sepolcrale. L'egittologo passa per una galleria scavata dai ladri. Secondo la leggenda, questa galleria fu scavata intorno all'800 d.C. da alcune persone che forse avevano sentito delle voci sull'ubicazione dei passaggi interni. Durante il rito della sepoltura, il sarcofago viene trascinato lungo una galleria per 24 metri, fino a raggiungere il cosiddetto corridoio ascendente. Il passaggio ascendente procede per 38 metri all'interno della piramide, con una inclinazione di 26 gradi, è alto 1,20 m e largo appena 1,5 m. Dovremo salire strisciando. Ve la immaginate la processione faraonica che avanza in un passaggio così stretto? Dopo aver trascinato il sarcofago per 38 metri, si arriva alla grande galleria. Siamo nella grande galleria, una tra le molte meraviglie dell'architettura antica. Non è solo alta 7 metri, ma ha un'angolazione di 26 gradi, la medesima pendenza del passaggio ascendente. Alcuni egittologi credono che gli architetti di Cheope avessero aggiunto dei blocchi di granito per sigillare il passaggio e quando volevano chiudere la piramide da sopra, degli uomini rimuovevano i ceppi che tenevano fermi i blocchi di chiusura che scivolavano lungo la galleria fino al passaggio ascendente. C'è un solo problema. Se i lavoratori di Cheope avevano chiuso il passaggio da dentro, dalla grande galleria, come sono usciti? Avevano una via di fuga. C'è un pozzo che scende fino alla cosiddetta grotta, a livello del suolo. Da lì un altro pozzo conduce al passaggio discendente che porta fuori dalla piramide. Per raggiungere l'estrema dimora del faraone, il sarcofago veniva trascinato nella grande galleria per altri 45 metri, fino a un'anticamera, protetta da un altro sistema di sicurezza. Avevano allestito delle porte a caduta, cioè delle lastre che scivolavano lungo queste scanalature, che in qualche modo dovevano anche sostenere questi blocchi rialzati. Le lastre sarebbero cadute. Una, due, tre. E con un gran tonfo avrebbero sigillato la camera che si trova proprio qui dietro. Alla fine del corridoio troviamo la camera del re. Vengo qui da 46 anni, eppure ogni volta che entro in questa stanza ho sempre la stessa sensazione, quella di trovarmi in un posto speciale. Qui il re avrebbe dovuto riposare per l'eternità. Ma oggi non rimane altro che un sarcofago vuoto,
Nonostante tutte le precauzioni, la camera sepolcrale è stata saccheggiata. I ladri hanno superato le difese. Sapevano da dove entrare e in questo caso doveva esserci un informatore, qualcuno che forse aveva visto completare la piramide. La camera sepolcrale è l'ennesima prova dell'ambizione di Cheope. L'intera sala, dal pavimento al soffitto, è fatta di granito rosso. Questi immensi blocchi provengono dalle cave di Assuan, a più di 800 km di distanza. Per sostenere gli oltre 90 metri di pietra sopra alla camera, i costruttori dovettero ingegnarsi. Riuscirono a compensare la pressione con delle camere sormontate da una copertura angolare. Molti elementi architettonici rispondevano a esigenze spirituali piuttosto che strutturali, come due piccoli passaggi larghi 15 centimetri che si fanno strada per oltre 60 metri dalla camera sepolcrale fino al cielo. Con tutta probabilità non sono canali di aerazione, servivano piuttosto all'anima del faraone per uscire dal sarcofago, attraversare il canale nord fino al cielo settentrionale e unirsi alle stelle circumpolari. Ogni dettaglio della piramide suggerisce che fosse un primitivo veicolo spirituale. Era un meccanismo perfetto. Se il faraone si fosse riunito agli dei immortali e alle stelle, allora tutta la corte e la sua famiglia, che era l'intero Egitto, avrebbero potuto raggiungerlo nell'aldilà. Oggi la piramide di Cheope è vuota, ma gli egittologi non hanno dubbi che fosse l'estrema dimora del faraone. Non dovrebbe sorprenderci che dopo 4.500 anni non sia stata rinvenuta alcuna mummia nelle piramidi risalenti all'antico regno. Tuttavia, abbiamo innumerevoli prove che le piramidi siano effettivamente delle tombe. Ci sono testi geroglifici che asseriscono, senza possibilità di fraintendimento, che la mummia del faraone era sepolta nella piramide. Dopo anni di sacrifici e di duro lavoro, i costruttori e gli alti dignitari del re porgevano un ultimo saluto a Cheope, il faraone più ambizioso d'Egitto. Si stima che Cheope abbia regnato per 27 anni, quasi tutti dedicati alla costruzione di quello che sarebbe stato il monumento più alto del mondo per circa 4.000 anni. Cheope rinnovò il regno d'Egitto. Aveva eretto la più grande tra le piramidi, dimostrando tutto il potere di un faraone, ma anche l'organizzazione necessaria per costruire qualcosa di così grandioso grazie alla manodopera esperta e alle enormi risorse. Dal padre aveva ereditato un regno incredibilmente valido e lo aveva trasformato in qualcosa di ancora più florido ed efficiente. Aveva migliorato l'assetto burocratico e aveva edificato la più grande struttura mai realizzata dall'uomo prima di allora, proprio nella piana di Giza. Progettare la piramide e ottenere le risorse per costruirla aveva riunito l'Egitto, dando all'intero regno un obiettivo a cui doveva prendere parte ogni suddito. E questo, in qualche modo, aveva definito l'identità degli antichi egizi, e cioè partecipare alla creazione della tomba in cui sarebbe stato sepolto il faraone. Cheope aveva creato una città per la sua manodopera, deviato il Nilo e sviluppato una vasta rete di lavoro e commercio. In tutta la storia dell'Egitto, nessun altro faraone sarebbe stato in grado di eguagliare la Grande Piramide. Ma l'epoca dei costruttori di piramidi non era finita.
l'altopiano di Giza avrebbe visto altre costruzioni monumentali.